Benvenuti in un nuovo video. Come detto dal titolo, questo sarà il video dedicato al Black Friday. Sì, io ho fatto danni, però l'ho fatti da Prozis, cioè enorme, cioè veramente il pacco più grande che abbia mai ricevuto, cioè è proprio enorme ed è nero, quindi io inizierei subito. È arrivato in questo momento, allora scusatemi se sono sfatta perché sono Leo 4, ancora non pranzo, sono arrivata da poco da scuola, non mi sento bene, sto influenzata, un macello, però questo pacco lo dobbiamo aprire insieme. E là dietro c'è un altro pacco, c'è sempre Winnie the Pooh, c'è l'amico di qui, ma non ci interessa perché stavolta si fa sul serio. Iniziamo? Allora, io ho impacchettato per 10 giorni i pacchi, ma questo pacco è stato fatto una merda. Cioè, ah, bello! Allora, tagliamo. Questa parte la passiamo. Allora, palline. Diamo inizio allo spacchettamento. Cioè, io non so se voi vedete. Cioè, troppo. Allora, io non so da dove iniziare. Allora, inizio con questo. Allora, questo è il multivitaminico. Eccolo qui, oh. Fatemi vedere com'è. È sempre uguale, hanno rimpicciolito la confezione, hanno fatto bene perché era inutile tutta la confezione. Ne ho preso uno, due, tre. Ne ho presi tre, oh. Sono due per me e uno per mia sorella. Eccoli qua, li voglio di qua. Poi ho preso uno, due, tre. Ho preso tre confezioni di omega 3, oh. Davvero conveniva, pensate che io ho risparmiato sui 50 euro, quindi 1, 2, 3, 3 confezioni di omega 3, poi ho preso una confezione di vitamina C e questa qui Rosy per i miei soliti integratori, e per integratori abbiamo finito. Poi ho preso il Big Shot. Questo qui, cioè, sinceramente conveniva, 46, questi qua sono 46 dosi, perché quello che tenevo io per provare è da 26, questo è sempre arancia, enorme, eccolo qui. Mi ci sono trovata bene, quindi l'ho riacquistato, anche se quello lì non è finito, però conveniva e sinceramente l'ho preso. Poi, oh mio Dio, ho preso, no Dio, non so che farvi vedere. Allora, eccoli! Sono un po' schiattati. Ho preso questi Protein Muesli. Questa è quella versione naturale. Ero convinta che l'avevo presa a cioccolato, invece no. Questo qui naturale, eccola qui, oh. Vi farò sapere come sono. Sono dei ad alto contenuto di proteine e fibre. Volevo prendere, non so perché ho preso quelli naturali, ma vabbè. Sono 500 grammi e per 100 grammi hanno 397 calorie, 13 grammi di grassi, 42 grammi di carboidrati, 8,6 grammi di zucchero, 10 grammi di fibre, 23 grammi di proteine, 0,10 di sale. L'ho voluto provare così per cambiare un po'. Poi vi farò sapere. Però, cioè, guardate sto scatolo che è stato buttato. Mettetelo in una confezione a parte, dico io. E che cavolo. Solo io impacchettavo bene i pacchi quando dovevano partire per le spedizioni. Sì. Poi. Ho preso. Cosa? Cioè, è piccolissimo. Cioè, ho capito che sono 210 grammi, però io mi aspettavo una fettina di pane. Cioè, non lo so, mi aspettavo una confezione grande, perché dal sito sembrava grande.
Ma vabbè, protein bread ed è questo qui, è tipo multicereale, quello qui, sono così, 1, 2, 3, sono 5 fettine, anche lui lo proverò, non ho mai preso cose che non ho mai provato. Poi ho acquistato 2 pacchi di farina, sì, ciao Giulia, ciao, vatti a dormire che è meglio. Ho preso 2 pacchi di fiocchi d'avena. Sono questi qui. Questi qua non sono aromatizzati, sono naturali. E quindi anche 2 pacchi li ho presi. Poi, oddio mio. Questo qui è un omaggio. Ma si vede bene? Sì. Questo qui è un omaggio. Ed è Lian Bagel Carab. L'ho preso per mia sorella per fargli portare qualcosa di diverso all'università, quindi io l'ho preso. Vabbè, questa è la solita bolla che non ci interessa. Poi ho acquistato un altro pacco di farina naturale, Otein istantaneo naturale, questa qui, ho. C'ho ancora quella integrale ma ancora non provo, sinceramente nel periodo natalizio più la testerò, perché questa qui l'ho presa perché mi ci trovo davvero bene per fare tipo la pizza e quindi l'ho presa naturale, eccola qui. Poi, oddio, continuiamo con le farine. Cioè no, sto incazzata nera, ho visto una cosa che... Ho preso, questo mi è durato tantissimo, Good Morning Instantane Oatmeal Red Velvet. Eccola qui, da 1,5 kg, marchio Maxi Protein, è gusto Red Velvet, cioè parliamone. Spero, guarda io mi vedo scura, perché sta la luce così, perciò spero che li trovi amici bene, perché veramente costa tanto questa farina, tipo sta sui 12 euro, quindi... Speriamo. Ah, mi ricordavo bene, ho preso un altro pacco di fiocchi d'avena. Ecco qui il terzo. Perché ho detto, ma mi sembra strano che ho ordinato solo 2 confezioni. Infatti c'è anche la terza. Poi, come omaggio, cioè proprio scassato, ho preso queste pennette. Sono protein, pennette rigate, più proteine, meno carboidrati. Italian pasta. Eccola qui, essendo che la scatola è aperta, faccio vedere pure com'è. E così. Non ho mai provato pasta, una pasta del genere, quindi la proverò e vi farò sapere. Qui per 100 grammi ha 360 calorie, 1,6 grammi di grassi, 31 di carboidrati, 0,2 di zucchero, 5,1 grammo di fibre e 50 grammi di proteine. Cioè, assurdo. Poi, come altro omaggio, ho preso questa qui, la Zero Choc Crispy. Eccola qui, oh. Non l'ho mai provata, 150 grammi sono. Ed è confezionata così, oh. La devo assolutissimamente provare, perché ha visto il mio video prodotti finiti. Mi è piaciuta tantissimo la mini taglia, tipo, chiamiamola così, oh. Però, cioè, mi sembra strano che non fanno pure gli altri gusti, perché, secondo me... vale. E quindi questa qui è cioccolato con il riso soffiato, quindi vi farò sapere anche di questa. Poi un altro omaggio, ho preso questo protein milk alla vaniglia, che come ben sapete mi è piaciuto, quindi l'ho riacquistato. Poi ho preso un'altra, da come vi parlavo nel video dei prodotti finiti, ho preso questo Yummy Drops a gusto cioccolato per dolcificare il caffè, perché come ben sapete quella alla vaniglia lo uso più per lo yogurt e dolci, invece questo qui per il caffè, adesso che ce l'ho, il mio caffèuccio la mattina sarà squisito. Poi, ho preso questo peanut butter, che lì io l'ho finito, io quasi, è rimasto un po' alla fine, mi sta facendo passare la mattina le pene dell'inferno, perché si è solidificato, io non so più come devo fare. Ah. Comunque ho acquistato un'altra volta peanut butter smoothie, eccolo qui, da 1 kg, e vediamo adesso quanto mi dura. Però per il momento, questo è liquido fortunatamente, però per il momento io non lo apro perché voglio provare l'altro che presi nel vecchio video che ancora non provo. Quindi ecco qui un'altra confezione, io adoro il burro d'arachidi, quindi non potrei vivere senza burro d'arachidi.
Poi ho voluto prendere, mai provato, questo peanut butter che è smooth chocolate. Eccolo qui, oh. Mai provato, sinceramente, sta sigillato infatti. Non l'ho mai provato ed è burro d'arachidi e cioccolato. Vi farò sapere anche di questo. Poi finalmente ho preso questo ketchup classic, però ha un color diverso. Io mo non so cosa cambia tra questo e quello che c'era. Comunque, come vedete, è proprio rosso, cioè è diverso dal vecchio, quindi sinceramente non lo so. Poi sono rimaste solo barrette. Io ho acquistato questo protein waffle vaniglia flower. Eccoli qui, ho i decantati waffle e devo assolutissimamente provarli. Poi mia sorella ha acquistato questa Barlicious, la famosa Barlicious, l'ho acquistata anch'io. Ed è questa qui a cioccolato bianco. Quindi quando la proverà, io vi prometto, gli faccio fare una foto, me la faccio mandare, mi faccio conservare la confezione, ve la faccio vedere i prodotti finiti e vi dirò se gli è piaciuta o no. Così abbiamo anche un altro parere. Ed è questa qui, che lei non è abituata a mangiare queste cose, quindi vediamo. Barlicious. E io invece l'ho presa al cioccolato. Eccola qui. E logicamente anche io vi farò sapere, cioè. Poi c'è quello stesso che non fa caldo, si fanno i polaretti fuori e è venuta schiattata. Cioè, se viene rotta, mettetela in una confezione a parte, non lo so. Comunque, ho preso questa qui che io non mi ricordo se l'ho presa io o mia sorella. Devo andare a ricontrollare l'ordine. Comunque, questa qui è al peanut butter e la melty. Poi. Ho preso altri tre biscotti che io. Questi qua, due sono i miei e uno non è mio. Questi qua sono i POV al cioccolato fondente e ne ho presi tre. Due sono i miei e uno è di una mia amica. Poi mia sorella ha preso invece questo qui al cioccolato bianco e vaniglia, che anch'io l'ho provato, infatti gliel'ho consigliato io, è sempre il POV. Sì, io sono più sul cioccolato fondente, cioccolato normale, lei va sul cioccolato bianco, quindi ha voluto prendere questo qui. Poi io non l'avevo mai provato, ed io ho provato quello là, cioccolato e burro d'arachidi. Invece io ho voluto prendere questa qui, whey protein più fiocchi di avena. Comunque questa qui, allora, non ha, tipo questa è la Barlicious, vabbè non la trovo, non ha chissà quanti valori su, oddio, ottima, degli ottimi valori no, perché non ha ottimi valori, però non uccide la salute, quindi per provare qualcosa di diverso ci sta, quando si ha voglia di qualcosa di dolce si mangia quello e tutto a posto. E quindi questa qui è a meringa al limone, cioè questa qua invece non si è fatta niente perché è bella. Poi ho preso un'altra di questa qui, che poi alla fine è uguale alla barretta grande che ho preso in omaggio. Okay. Ed è zero milk, chocolate e riso soffiato. Quindi ne ho due. Ok. Poi ho preso i miei famosissimi, dove sono? Quanti ne ho presi di sti cosi? Ok. Ho preso quattro di questi qui, che uno è di mia sorella. Perché uno è di mia sorella e tre sono i miei. Protein brownie, questi qua per un sacco di tempo stavano sold out, quindi. Ed è cioccolato e peanut, cioccolato e burro d'arachidi. Comunque sono uno, questi qua due, tre e quattro. Mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho riacquistato subito. Mi sembra che è diverso. Questo c'ha tipo qualcosa in rilievo, invece i vecchi no. Oddio. No, vabbè, assurdo, lo devo provare. Poi mia sorella ha acquistato questo qui, questi qua me li ricordo perché non li ho presi, zero cookies double chocolate. Questo qui io ho provato la barretta, quindi gli ho consigliato il biscotto a lei. Eccolo qui. Poi sempre lei ha acquistato, no, sinceramente non mi ricordo. Allora, io ho preso questa barrettina perché le devo provare tutte e due. Ho provato quella, ragazze,
Non l'ho acquistata da menta, sto scherzando, perché mi ha visto il vecchio video, sa. L'ho presa a menta, mi ha fatto schifo, veramente schifo, e quindi ho voluto prendere cioccolato e caramello. Quindi io vedrò se è il gusto che faceva schifo e proprio la formulazione che frate cagna ma si regala non si buono, quindi Optoline Way. Eccola qui. Quindi anche se aspettate il video di dicembre. Poi io non mi ricordo, sì, anche ho acquistato questo peanut butter flour, un'altra melty, poi un'altra caramello, questa mia sorella l'avrà acquistata, e poi due di questi qui ho, uno, questo è suo e questo è mio, uno è a cioccolato, no, uno è a burro d'arachidi e l'altro è a biscotto zero barra, questa è qua la nuova formulazione. E poi come ultimi prodottini, uno è di mia sorella e uno è della mia amica, è lo Zero Snack Double Chocolate e ho il Brownie Flower. Eccolo qui, Zero Snack. Il pacco è vuoto, quindi adesso io metto tutto dentro e passiamo al pacco di Maquilalia. Ok, eccomi qui, passiamo a Maquilalia. Allora, su Maquilalia non ho acquistato molto perché, come avete visto, io nel vecchio video avevo acquistato, quindi non ho acquistato tanto. Solo che ne ho approfittato che c'era il Black Friday. Allora, metto qui, così faccio vedere. Allora, come sempre, Maquilalia regala queste Haribo. Queste Haribo che mangeranno i miei. Poi come omaggio, perché abbiamo fatto tipo un ordine su una novantina d'euro, ci hanno regalato questa palettina, mi avvicino, di Make Up Revolution Pretty Creative. Allora, la palettina è bellissima. Allora, ha questi colori un po' tipo questo, però cioè, guardate questo. Cioè, io non so se voi vedete, ma bellissimo. E quindi come palettina non è male. Poi ho acquistato un bel po' di maschere, perché come sapete su Maquilalia quando acquisto ne approfitto. Ne ho presa un'altra della Montagenier, questa qui è Peel Off, eccola qui. Poi ho preso un'altra che mi sono trovata bene, questa qui della Revox all'avocado. Poi questa qui mi ha provato Beauty Formulas Gold Peel Off, eccola qui. Poi dietro spiega tutto. Poi ho preso un'altra della Revox maschera idratante. Eccole qui, queste qui hanno un packaging fantastico. E poi ho preso un'altra, questa qui al cedro, penso. Sì, io. Sempre della Revox. Un'altra della Revox che è una black mask. Che è fatta così, io. Poi. Cioè, voi non ci potete mai credere. Nel vecchio ordine avevo acquistato un blush della Make Up Revolution, che come ben sapete, chi ha visto quel video sa che mi è arrivato distrutto. L'ho acquistato, è vero, vedete, vabbè, costa 2 euro, 1,90 euro, 2 euro. L'ho riacquistato, ha fatto mia sorella, ha fatto, ti immagini, arriva un'altra volta rotto. Allora, o li mettono già rotti, perché non è possibile. Cioè, si poteva rompere la cipria, ma non l'altra. Si poteva, perché non si è rotta la cipria? Si è rotto di nuovo il blush? No. E quindi un'altra volta si è rotto, però questo si è rotto un po' più moderato, perché io lo posso prendere, perché c'è proprio il pezzo sopra che si è staccato, quindi lo posso prendere. Nulla, il video è venuto lungo, ma non molto. Quindi questi sono stati i miei acquisti, perché non so se, ma... Questi sono stati gli acquisti, io spero che questo video vi sia piaciuto, scusatemi le condizioni ma accettatemi così, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Mi raccomando, pollice in su, ciao!